Aurelio Tagliani, anche lei a fianco dei cittadini per difendere l'ospedale di Alatri, ma soprattutto la sanità in provincia di Frosinone. Ma bisogna garantire la salute dei cittadini della provincia di Frosinone con una strategia che permetta di avere ospedali efficienti, non moltiplicare gli ospedali, cioè avere ospedali che fanno tutte le stesse cose, ma avere delle eccellenze in ogni ospedale. Purtroppo questa strategia è mancata, manca tuttora. Io credo che sarebbe giusto dar vita a un comitato di esperti che prepari una proposta nel giro di poche settimane, per poi convocare un consiglio regionale straordinario, convocare la riunione dei sindaci della provincia di Frosinone per vedere come ristrutturare la sanità in questo territorio. Servirebbe anche una dirigenza locale, cioè il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, che siano figli di questa terra, che conoscono, perché sennò se viene qualcuno che deve imparare ci mette 2 anni per capire come funzionano le cose, e i cittadini aspettano 2 anni. Per quanto riguarda l'ospedale dell'Atrio, credo che debba rimanere una eccellenza, soprattutto penso che potrebbe essere la pediatria l'eccellenza che potrebbe caratterizzare nei prossimi anni l'ospedale dell'Atrio. Onorevole Abruzzese, anche lei a sostegno dei cittadini, come sempre dall'altro qui ad Alatri, quali sono le iniziative che state mettendo in campo? Guardi, noi siamo venuti ad Alatri per protestare e per fare una proposta, perché non si può solo protestare. Protestiamo perché Zingaretti non è stato chiaro sull'ospedale di Alatri, Zingaretti ha mentito nel indicare nell'atto aziendale e soprattutto nel decreto attuativo 368 la costituzione di questo hub Frosinone Alatri, e non ha avuto il coraggio di dire che questo ospedale, a suo modo di vedere, andava chiuso. Quindi protestiamo per questo, protestiamo per il mancato rispetto nei confronti dei cittadini della provincia di Frosinone, contestiamo perché non ha il coraggio di assumere una decisione. Proponiamo perché ci rendiamo conto che di fronte ad una sanità che ormai muta continuamente rispetto anche ai bisogni sociali, dobbiamo cercare di costituire nella nostra provincia, ma nella nostra regione, ospedali di grande eccellenza. Quindi non più ospedali fotocopia, ma ospedali specializzati per poter dare la giusta assistenza ai nostri cittadini. Alatri potrebbe essere un'eccellenza nel settore della pediatria, un'eccellenza non solo di Alatri ma a livello provinciale, e su questa proposta noi vogliamo lavorare e la porteremo all'attenzione del Consiglio regionale. Diciamo no alle macro aree, diciamo no alla Mastrobuono, diciamo sì invece ad un direttore generale della nostra provincia, un direttore generale che sappia conoscere le esigenze vere in cui vive oggi la sanità provinciale, ma soprattutto che ami questo territorio, perché solo attraverso l'amore per un territorio può venire fuori, nel rispetto delle regole e delle leggi, una proposta seria, concreta e costruttiva per i cittadini della provincia di Frosinone. Vai. Giornata importante, abbiamo ricevuto la visita del vicepresidente del Parlamento europeo Tagliani, e a noi questi riflettori servono, ma serve soprattutto l'impegno, serve soprattutto la proposta che l'onorevole è stato in grado di fare, cioè produrre un gruppo di lavoro che possa tecnico, che possa lavorare su questa provincia, proporre delle soluzioni e proporre un piano che poi possa essere portato all'Assemblea dei Sindaci e successivamente sul tavolo regionale per modificare quello che è l'indirizzo sanitario generale che sta dietro l'atto aziendale. Non è possibile continuare così, l'accorpamento tra Frosinone e Alatri è assolutamente fuori controllo, si sta facendo col solito modo, come è successo nella storia, come si è fatto con Frosinone Ceccano, Frosinone Ceprano, Frosinone Ferentino, in maniera penalizzante, in maniera che i reparti che non funzionano di Frosinone vengono continuamente a chiedere aiuto ai medici, al personale sanitario di Alatri. Non è così che si possa collaborare lealmente, non chiediamo questo. Ieri ho avuto modo di parlare al Presidente dell'Ordine dei Medici, con cui
avevamo abbozzato una prima idea, diciamo questo è il secondo giorno in cui si parla di questa idea del gruppo di lavoro tecnico. Il Presidente dell'Ordine dei Medici ha dato tutta la sua disponibilità, faremo in maniera che questo appello cresca a cavaliere tra le professionalità universitarie, ex primari e politici di buona lena, insomma che ci abbiano la grinta per portare avanti velocemente un risultato, una proposta, e questo è quanto. Grazie. Siamo qui oggi a sostegno delle difficoltà che oggi vive la sanità provinciale. Nei discorsi che abbiamo sentito, il problema non è solo l'ospedale d'Alatri, ma è la sicurezza in tutti gli ospedali della provincia, quindi si elaborerà una proposta per cercare di valorizzare i 4-5 ospedali che sono nella nostra provincia, mettendo delle specializzazioni con personale e competenze nei vari ospedali. Ci auguriamo che tutta la parte politica che oggi governa la regione possa ascoltare queste proposte e metterle in atto, soprattutto per la sicurezza della sanità nella nostra provincia.